troviamo all'APPE, la scuola per parrucchieri ed estetiste. Oggi ci sarà un esame di fine anno, una sfilata con acconciature. Noi vediamo anche una ragazza vestita con un abito da sposa e c'è la fase operativa. Quindi una sfilata per far vedere il lavoro di queste ragazze al terzo anno che conclude tutto un anno scolastico. Sì, infatti il lavoro oggi è un lavoro appunto conclusivo del terzo anno della scuola di specializzazione. E a chiusura appunto di questo anno noi abbiamo ideato una sfilata che un po' rappresenta le varie fasi del trucco e anche i vari trucchi, quindi dal trucco giorno al trucco sera e come ben vede il trucco sposa. E naturalmente abbiamo avuto anche il sostegno dei parrucchieri di questa scuola, però il tutto oggi è concentrato unicamente all'aspetto che riguarda noi estetiste, che è appunto il trucco. Bene, allora passiamo alla spiegazione tecnica, la chiamo così, prendiamo l'esempio principale, protagonista. Allora, abbiamo un trucco sposa, abbiamo usato dei colori comunque tenui, naturali. Il trucco naturalmente deve reggere una giornata, sì. Quello della sposa. Allora, abbiamo messo come base un camouflage, dove comunque deve durare l'intera giornata, con delle ciprie speciali e dei fissanti. Diciamo che la temperatura oggi è molto alta, caldo, quindi sì. Abbiamo visto che non c'è nessuna sbavatura. Sì. Poi ecco, si rende luminoso lo sguardo, si concentra su questa fattura. Sì, molto naturale, luminoso, che deve essere il trucco sposa, a differenza degli altri trucchi che sono quelli da giorno o da sera. Ecco, c'era un altro soggetto qui dietro di noi, alle nostre spalle. Prego. Allora, qua abbiamo invece un trucco da sera, comunque abbastanza forte, aggressivo. Abbiamo usato comunque dei colori più forti, sul nero, dorato, che richiama anche comunque il vestito. Per quanto riguarda invece le acconciature? Allora, le acconciature e i parrucchieri della scuola. Sì, quindi anche le modelle. Il lavoro è stato completamente ideato e realizzato dalle allieve della scuola, quindi a partire dalla presentatrice, coloro che sfileranno, sono comunque allieve della scuola e che da questo punto di vista, diciamo, noterete con quanta disinvoltura sfileranno durante appunto questa manifestazione. Grazie. Sono allieve della stessa scuola che si sono prestate ad esibire e noterete con quanta disinvoltura un lavoro svolto durante naturalmente questo periodo di tempo, un anno circa, un lavoro che noterete è fatto di colori, fantasia, luce, ombre, magia e mistero. Il giorno e la notte si alternano, la sua calda luce e nel trucco sera si fa più elegante e più magico. Quanto di più bello può regalare la notte, le stelle, la luna, il bagliore e il cantore insieme. Un trucco sera che abbaglia, una femminilità che stravolge, una donna misteriosa che diventa regina e padrona della bellezza. Una bellezza che armonizza in un tratto anima e corpo. Fancy gloves though, where's old Maggie Heath dead? So there's never a trace of red. Oh, Sunday morning, lies your body just oozing life. Someone sneaking round the corner. Tell me, could that someone be Mac the Knight? Il sogno di tante, la realizzazione del mio sogno, amore, dolcezza, trasporto, coinvolgimento, entusiasmo e voglia di dare e amare, niente di più desiderato, nulla di più candido, niente al mondo di più puro, la purezza dell'amore.
del sole per una sposa da cui si leggono sentimenti veri, eterni. I colori sono candidi, caldi, felici, esattamente come i sentimenti di una sposa. Un trucco dai doni eterni, dalle sfumature indimenticabili, per un giorno che durerà tutta la vita. And I feel that love is dead. I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection. A lot of love and affection. Whether I'm right or wrong. And down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. Quello che vedrete ora è un lavoro dai toni e dai tempi un po' diversi. Del body painting il corpo intero diventa una tavola, una tela, al di sopra della quale i colori si sbizzarriscono ma si mescolano insieme. Nel primo lavoro di body painting notiamo una donna che gioca con mille colori della natura, i colori del sole, del cielo, una donna che regala la sensazione di volare, liberi da qualsiasi pensiero. Time.
siamo alla fine del terzo anno, sono 18 ragazzi che si diplomano per poter aprire un'attività impropria. Naturalmente oggi ci hanno voluto regalare 10 minuti di una sfilata particolare che per chiusura di questi 3 anni. Voi notate cosa riescono a fare, perché vede, questa è una professione che si va soltanto avanti con i propri meriti e non con raccomandazione. E io devo ringraziare questa classe del terzo anno che è stata magnifica, per non dire particolare, sia come professionalità e sia come tutto attaccamento alla scuola, perché veda, bisogna creare una famiglia, anche se oggi si crede poco alla famiglia, però bisogna creare una famiglia per andare avanti, sia come Appe e sia fuori dell'Appe, perché l'umiltà e la carità è quella che ti porta avanti. Io quello che dico sempre alle ragazze, di essere persone umili, che poi in seguito saranno ricompensate. Parliamo allora anche degli sbocchi professionali della scuola stessa. Veda, noi abbiamo molte richieste pure da fuori della Calabria che ci telefonano per poter mandare delle ragazze a poter lavorare sia a Roma sia a Torino, eccetera. Anzi, adesso che ci siamo, fine settembre, 5 ragazzi del genere della scuola rappresentano la scuola a Milano a un concorso di questo trucco che noi vedremo adesso. Io spero che ci classifichiamo tra le prime, perché se partecipiamo è perché sappiamo il nostro valore, anche se in Calabria e soprattutto a Lamezia non ci conoscono bene, con tutto che abbiamo 130 alunni che vengono da tutte le parti della Calabria, però ancora per noi è come siamo all'inizio. Quello che stiamo cercando è un territorio FL per poter costruire, fare uno stabile tipo dei corsi di formazione, e penso che con il tempo riusciremo a fare un po' di meglio, perché la nostra volontà è quello di dare ai calabresi, perché io non parlo mai dei lametini, perché veda, l'Appe sta portando avanti un po' la Calabria pure fuori, allora stiamo cercando di dare ai lametini una professionalità, non perché al nord sia meglio della nostra, è una questione del rispetto. Finché al sud non c'è rispetto reciproco non si migliora. Allora è quello che io sto lottando, di creare delle professioniste serie. E gli ripeto, abbiamo molta richiesta di ragazzi per poter inserirsi nel mondo del lavoro.